classica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo jingle saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Benvenuti. Abbiamo cominciato bene. Buonasera. Buonasera, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it. Questa è Indifferenti, condotta da Nino. Non lo so, da me, sempre me. Altri me e poi Francesca. E Francesca, questa è l'ultima puntata che condurremo da soli perché Sembra brutto, l'ultima puntata poi chiudo. No, da soli, poi dalla prossima puntata ci sarà una sorpresa, una new entry. Sì, avrò finalmente anch'io qualcuno che quale posso comandare, capito? Quindi non sarò più soggetto alla tua schiavitù. Vabbè, come il meccanismo feudale, capito? Però comunque invece siete tutti subordinati a me. Queste cose difficili a quest'ora per fuori no, non è un programma di storia e tutto, basta. Cioè, non è orario, lo sai fin troppo bene, che però non sono manco troppo intelligente io. Comincia a presentare i nostri ospiti, fai il tuo allora, dovere. Questa volta il nome lo so. Sì. Non è una sola persona, come io pensavo. No. Ma ne sono ben tre. Ma non ne sono tre in realtà, sono di qua, più. Qua, in questo momento, sì. Io ne vedo tre. Poi dopo, se tu vedi anche altre persone che ologrammi o altre presenze, non lo so, iniziate ad avere un po' paura. Ma abbiamo qui con noi, questa sera, abbiamo con noi gli Scattagat, giusto? Giusto. O mi sbaglio? Scattagat. Senza la... Scattagat, ho detto una in più, perché tipo... Vabbè, una Scattagat. Scattagat. Ragazzi, perché i nomi difficili date sempre a me? Allora, l'inglese non è cosa mia, è nome difficile, non è cosa mia. Ma questo non è inglese. Ho detto in generale, Francesca, in generale l'inglese non fa per me. Comunque gli Scattagat. Ok. Che silenzio però c'è. Ragazzi, benvenuti, presentatevi. Non parlo più dopo questo, dico solo un'altra cosa dopo, mi sono zitto tutta la puntata. Cioè potrebbe stermi dietro comunque. Lascio a voi le presentazioni individuali che saranno migliori di quelle della di mia, Nino. Ma, certamente, cioè... Che riusciamo a fare? Ma tu lo sai quanti ne siamo in realtà? Qui siamo in tre, ma in generale quanti ne siamo? Parecchi. Non sei preparato. Ne siete sette. Ah, bravo, è preparato. Sai, l'ha suggerito. Io sono mio, poi non ci vedo da lontano, quindi vado a fare qualsiasi gesto. Potete anche dirmi tipo fare così, dicevo, ah, 22. Ma allora, così come? Non si è capito. No, è 40. Bene. Facciamole presentare individualmente. Sì. E poi introduci il tuo elemento. Ah sì, mio amico. Vabbè, noi siamo qui in rappresentanza anche di tutti gli altri. Siamo la Scattagat Orchestra, giusto per far capire che il numero è ampio. E siamo in sette, appunto, una formazione abbastanza mescolata. Come sei, Raffaele? Io sono Raffaele. Buonasera, io sono Francesca. E io sono Dario, piacere. Si sono presentati bene. Sì, sempre meglio di come mi presentavo. Ricordiamo anche i nomi degli altri Scattagat. Stanno Daniele. Raimondo. E Pasquale. Che salutiamo. Io ho sentito i due Daniele oggi, che saluto. Nino, ci manca qualcosa su questo tavolo? Allora, io l'altra cosa che dico io, poi dopo ogni tanto parlo perché tipo mi abbiocco dentro al... sparisco all'improvviso. Allora, c'è da dire che durante la puntata Francesca lei, visto c'è un'altra Francesca, vi farà alcune domande. Queste domande sono un po' ansiogene. L'anno scorso molti gruppi non hanno resistito all'ansia che causava Francesca. Allora questa è più... è più interessante. E io da lì inizio a pensare che in realtà Francesca in realtà non era il suo vero nome, ma il suo nome doveva essere Ansia. Però col tempo, perché questa sfida tra me e lei, che dico che lei mette Ansia ai gruppi, la vincevo sempre io, ho detto boh, cambiamo un po' le regole. Quest'anno ho introdotto un elemento, un oggetto che ho in tasca, si sente il rumore, che servirà da ansiometro. Oppure da anche da termometro, allarme. Quando avete l'ansia e quando fa caldo suonate questo. Ok. Ma dong, diciamo, la vostra. Posso provare? Sì, un testo, c'è questo.
vai, senza paura. Beh, quindi quando volete, e sappiate che se voi lo suonate più di due volte, ti do, cioè, una volta è troppo facile, sì, vinco io e Francesca perde. No, però cioè, noi tendiamo a suonare qualsiasi cosa. Poi stiamo parlando con due percussionisti. Quindi è proprio Raffaele, cioè, per me è persa in partenza questa cosa. Non volevo dire, ma io ho giocato sporco oggi. Cioè, cos'è studiati a tavolino? Cioè, non le puoi capire. Basta, cominciamo questa intervista in maniera seria. Quindi allontanati. Allora, come nasce il progetto degli Scat Gat Orchestra? Il progetto nasce abbastanza da lontano, insomma, nel senso che ci sono state, da quando è nato ad oggi, ci sono state parecchie variazioni, parecchie modifiche. Quello che è rimasto fisso in questi anni, dal 2009 ad oggi, è l'idea di rappresentare una commissione di quelle che sono le musiche e le tradizioni all'interno della musica, intesa in senso sempre, come dire, filtrato dal nostro modo di essere, insomma. Però l'idea fondamentale è quella di tuffarci dentro le tradizioni e riformarle a modo nostro, perché... Ed è una formazione che ha avuto sempre, grazie a questa visione, ha avuto sempre al suo interno formazioni strane, diciamo, poco usuali, diciamo, con strumenti conosciuti, però poco usati in quella che è la pratica, come dire, meno colta del modo in cui si usano questi strumenti, per cui dall'arpa al violoncello, al violino, al contrabbasso. Il vibrafono adesso abbiamo un po' così, insomma, cioè non in maniera colta. Vabbè, per Maluso, bravo, voglio dire che è difficile che si vedano poi. A me è capitato raramente di vedere. Ha ragione, vado a prendere una birra e vedo un'arpa, non mi capita. Vuole dire magari di associare anche il suono di strumenti che spesso e volentieri invece si associano a determinati generi, tipo l'arpa, esatto, solo nel classico, eccetera. Di portarli a una forma più viva, nel senso più tangibile, sì, nella vita quotidiana. Io già lo so, però diciamolo ai nostri radioascoltatori, Scat Gat perché? Scat Gat è una banda di gatti randaggi che insomma... Sì, magari anche molto diversi tra loro, che riescono a comunicare attraverso la musica, e tutti quanti vogliono fare il jazz. Però siamo cresciuti con quel film, quindi penso che tutti lo conosceranno. Quindi appunto l'idea era questa qua, di mettere insieme personaggi con storie diverse, raccolti nella vita, poi che... dei gatti randaggi presi da strade diverse messi assieme, quindi... a suonare, quella è l'idea. Visto che comunque vi conoscete da tanto tempo, suonate insieme, pregi e difetti l'uno dell'altro? Le persone che siamo, sì, siamo qui? Poi se alle spalle non si parla. Però se qualcuno degli assenti ha un pregio così elevato o un difetto così basso, quanti ne vuoi, però non lo so, iniziate voi. Vabbè, Dario! Io il nostro vibrafonista percussionista è un ritardatario. Bisogna sempre dire. Però la mattina è in ritardo. La sera no. La sera stranamente il suo metabolismo. Dalle due in poi il mio metabolismo. No, il fatto non è che non è in ritardo, è che la sera, Francesca in genere, quando viene di sera, viene con Dario. Allora, per giustificarsi. Ma oggi siamo stati puntuali. Sì, dai, abbastanza oggi. Ho fatto io ritardo oggi. È vero, ho fatto l'altra Francesca. Le due Francesche, anche lei un po' fatto l'altra. Quindi oggi io non sono stato puntuale. Sì. Quindi questo difetto
è un'eccezione. Il difetto non c'è. Non c'è un difetto che non esiste. Di un difetto che non esiste, che è il nulla. Secondo me non va bene come risposta. Ti sei alleato? No, no, vabbè, io. Le vicinanze. Il ruolo delle donne da sempre trovano i difetti dove non esiste. Infatti, la domanda era fatta da una donna, ha risposto una donna e si sono capite solo loro. Quindi non so, vogliamo continuare così, passiamo noi alla piazza. Sì, io cosa ti caldo che mi fai la cura, ma voi fate quello che vuoi. Però vuole dire anche il tuo pregio. Ah, ecco, giusto, vai, prego. È molto creativo. Vengono queste genialate improvvise e anche molto pratico nelle cose. Sei soddisfatto? Ha compensato. Diciamo, almeno è un buon modo di giustificare il ritardo. Stavi creando. Stava creando. Brava, hai visto? Ora vuoi vendicarti tu? No! Allora, Francesca sicuramente è protagonista. Questo non so se è un pregio, può diventare sia un pregio. Allora, diciamo, dipende dai momenti. Multifunzione. Va bene. Va abbastanza bene. No, sei stato conciso, è un altro tuo pregio, l'ho trovato io. L'ha detto pratico. Bravo. Vai, prego Raffaele. No, io penso che più che pregi e difetti ci interessano gli apporti, perché sia i pregi che i difetti poi alla fine si trasformano in qualche modo in energie per il gruppo, nel senso che un difetto può diventare materia di discussione che ci fa crescere, o un pregio può diventare, non lo so, una sorta di aspirazione per gli altri, no? E quindi il bilanciamento alla fine, come poi è stato dimostrato in questo scambio, diciamo, si trova facendo in modo che sia funzionale a quelle che sono le nostre energie, i nostri obiettivi. E per cui non lo so, diplomatico. Bravo, questo è il suo pregio. Però c'hai cioè, momenti anche di estrema, non so, aggressività. Che non lo puoi toccare, non l'avrei mai detto. Invece sì. Sembra molto pacato. No, no, ma c'ha questi due. No, vabbè, per questo non c'è la batteria. Deve forza. È vero, magari in un momento di aggressività. Bravo, campanello. Bravissima, hai capito perfettamente. Sì, vabbè, il campanello e poi vingo io. Non so cosa lo vingo io. Cioè, io vengo promosso perché sono sempre in prova. Cioè, non ho detto che io sono sempre in prova. Io sono il tecnico del video e dell'audio. Sì, fa caldo. Fa caldo? No, però. Allora, non vi ho detto un'altra cosa importante. Per capire che fa caldo, qua dentro ho passato le mie orecchie. Diventano rosse. Ma diventano tipo rosse e suonate che noi. A aria, così all'improvviso. Però voglio fare un annuncio. Voglio dire ai nostri radioascoltatori che Nino da oggi non è più in prova. È ufficialmente assunto, perché dalla prossima volta sarà un'altra persona in prova. Le piramidi egizie, le classi sociali egiziane, che tipo sei il faraone, sono tipo lo scriba che. E tu ora sei avanzato di grado. Sì, adesso rinasce un coccodrillo quando uno, non so che. Fai una domanda ai nostri ospiti. Ah, la mia domanda è questa, domanda molto seria. Com'è stata la prima volta che avete suonato insieme? Il punto è che appunto noi esistiamo dal 2009, esiste il progetto Scatgat, però le persone che ne hanno fatto parte negli anni sono state tante, per cui è un filone che continua. Noi abbiamo suonato per la prima volta con questa formazione, penso un annetto fa. Però è già cambiata, perché si è inserito Raimondo Esposito con la tromba, per cui appunto il senso vuole essere questo continuo. Anche modificarsi in virtù di quello che sono le energie del gruppo. È stato meraviglioso. Sì, è stato tutto. Soprattutto il prima. Praticamente a un certo punto ci siamo fermati tutti quanti e abbiamo cominciato a battere le mani, così. Facciamo ognuno un tempo, è nata una sintonia e un'energia incredibile, no? Ricordate quel momento? Ah, sì, prima del concerto. È stato un momento, infatti c'è anche una ripresa di questo momento magico.
Cioè, tipo... Sì, stavamo praticamente backstage. E praticamente un backstage di un video dove stava questa cosa. Ma io non l'ho visto quando mi sono documentata. E no, non... Ah, quindi non è aperto a tutti. No, no. Peccato, lo andavo a scovare. Sì, ce l'abbiamo fatto. Cosa nascosta. Allora, ragazzi, ve lo manderemo. Dovevi mandarcelo prima. Però guardatelo di nascosto. Per far capire chi ci ascolta. Prendo un po' d'aria. E per prendere un po' di aria, perché vedo le tue orecchie. No, stranamente sto bene. Sul bordeaux. Ah sì, allora non me ne rendo conto. Vai, vai. Facciamo dimmi ascoltare un pezzo. Lo facciamo scegliere a loro, che dici? Sì, sì, perché io non vedo. Quale vogliamo mandare? Scegli il diplomatico. Diplomatico barra aggressivo. So. Cracovia. Sì, mettere Cracovia. In cui tra l'altro... Esatto. C'è il video anche su YouTube, sul nostro canale, e c'è parte di quella di quel momento, di quel momento delle mani. Sì, quindi mandiamo a Cracovia degli Scat Gat Orchestra. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Non va, hai torto la penna, cara Francesca. Siamo ancora in diretta, non dire. Bene! Risolviamo subito la cosa. Allora, fai continua a parlare. Un'altra tu. Domanda. Io domanda. Vedo se esco un attimo fuori, risolvo la cosa. Perché... Ragazzi, è il bello della diretta. Ansia! Sei riuscito da io! Ragazzi, parliamo dei vostri punti di riferimento, sempre dal punto di vista musicale. Domanda difficile, chi la fa questa? La faccio a tutti, visto che ci vuole tempo. Okay. Una bella domanda. Allora, punti di riferimento dal punto di vista musicale. Per me, vabbè, parliamo di musica, cioè sia, ci stanno, vabbè. Che te ne... Allora, ne devo dire male, che assurdo. Allora, Debussy, per la musica, per quanto riguarda la musica classica. E Weber, per quanto riguarda la musica classica, diciamo sempre, poi vabbè Chopin eccetera, poi per quanto riguarda il rock, il jazz rock, per me, scusami appunto, ma guarda, per me la musica, per me sono i Weather Report, un gruppo che mi ha proprio segnato un cambio di modo di vedere la musica. Perché, e poi vabbè, ci stanno una serie di gruppi che dal rock al punk, perché comunque ognuno di noi pensa ha avuto i vari momenti musicali. Tra, ovviamente c'è, cioè, no, dico i Weather Report, come posso dire Pink Floyd, la stessa cosa. Però ce ne sono parecchi, voglio dire, adesso dirli tutti, anche perché io cerco di prendere sempre. Cioè, mi hanno sempre affascinato le novità, e quando le ho viste, le ho vissute fino in fondo, prendendo da quelle cose, diciamo, quello che poi mi è rimasto, il positivo secondo me. Quindi ho avuto vari punti di riferimento, non c'è stato uno solo. Sei finito. Ma posso scegliere. Vabbè, anche io sono cresciuta con la musica classica, quindi Mozart, Beethoven. Di tutto, ovviamente, però poi mi sono affacciata anche alla musica popolare, comunque non suonandola, ascoltandola, anche se la suono, però non è, diciamo, quello, non è che la suono sempre. Poi, diciamo, il mio violinista preferito, ovviamente, Grappelli, che per me è un idolo, un'icona, è il mio preferito, ovviamente. Poi il rock ovviamente ha fatto parte della mia vita moltissimo, infatti c'avevo anche un gruppo rock, non lo so se sono venuti qua, sì. Sulla Ventre Bianco. No, non sono venuti. Però si iniziamo a fare pubblicità. Però a noi piacciono. Basta. Ah? A noi piacciono. Ah, anche a me, tantissimo. Li saluto. Salutiamoli, vi aspettiamo. Vabbè, i Pink Floyd, ovviamente. A chi non piacciono? A chi non piacciono? A me. Ah! Oh. Ma come? No, nel senso, mi piacciono perché ne apprezzo l'innovazione e la filosofia, però non mi mettono di buon umore, questa cosa non mi piace. Ti rendono aggressivo? No, aggressivo.
ma mandiamo un pezzo di Pink Floyd allora. No, vabbè, due motivi, non mettiamo i pezzi. Uno ci vengono ad arrestare e due si incazza quindi. No, ma non mi incazzo assolutamente, le apprezzo e le... però non li preferisco. Forse parliamo di piacere, non è quello che provo con i Pink Floyd. Sì, infatti c'è, però me ne mettono di buon umore, cioè mi piacciono, non è che... Ma siete sulla stessa luna. Comunque forse risolto il problema. Eh no, però deve ancora dirmi lui la risposta, sì, alla infatti. Domanda, non possiamo andare. No, vabbè, io giusto per aggiornarti, capito, nel mondo di attesa. La sua risposta. No, fondamentalmente spesso i miei ascolti sono stati guidati anche da quello che c'era da suonare, perché nel senso mi è sempre piaciuto anche suonare quello che ascoltavo. E da batterista mi piace tantissimo la fusion, per esempio. Però appunto anche la classica, un po' tutti quanti negli sì. Scatcat abbiamo avuto sì, una si chiama l'opera, una formazione classica, che però insomma poi si è evoluta anche nei palchi che un po' tutti abbiamo affrontato, perché poi secondo me è quello che poi forma. Sì, cioè uno suonando poi si trova a suonare, sì. A scoprire altri mondi musicali, sì. Magari ti interessano. Per cui appunto il rock sì. Sicuramente mi appartiene, come ci appartiene il popolare, tantissimo. Come e poi appunto c'è quello che ricerchiamo oltre al background, perché poi il background penso che serva anche, no, a proiettarti sì. In avanti, insomma. E quindi con i pezzi nostri noi cerchiamo questa sorta di anche fusione poi tra folk. Classica, folk, il rock, il progressive magari e lo cerchiamo con strumenti che siano magari fuori da quei generi là, per cui il suono non lo definiresti rock, però magari l'idea che c'è sotto sì, cioè, come esiste, esatto. Così anche con quello che invece poi facciamo con attraverso la ricerca degli stilemi dei vari generi nel mondo, insomma, dai tango, dai klezmer. E poi li modifichiamo, non creiamo un brano perché c'è quello stile lì, ma lo modifichiamo. Noi proviamo a mandare il brano. Io mi confido nel fatto che adesso va, secondo me. Io confido in te perché ti ho appena assunto. Se mi licenzi subito. Dai, dai, sei quasi alla promozione, visto un'altra settimana. Quindi proviamo a mandare Cracovia degli Skatgat Orchestra, ci proviamo. Thank you.
Siamo tornati, avete finalmente sentito Cracovia, ce l'abbiamo fatta grazie al nuovo conduttore Nino, promosso. Sì, io faccio, c'è il nostro sponsor che è Forte Primavera, Acqua San Benedetto, che non ci pagherà per questo, però anche io bevo Acqua San Benedetto. Io che sono il conduttore di Radio Indifferenti bevo Acqua San Benedetto, bevila anche tu. Ora, finiscila di fare il pagliaccio e fai domande serie. Domande serie. Dopo che abbiamo ascoltato, io innanzitutto, per prima cosa, per fare una domanda mia, una domanda che forse è anche tua, voglio sapere un po' di più su questo pezzo. Cioè, cosa... diteci il perché di questo pezzo, il suo significato. E anche una cosa che ho notato... che sotto i video che sono stati caricati, che vengono caricati su YouTube nel vostro canale, ogni volta c'è una piccola descrizione molto interessante. E volevo sapere il perché anche di questa descrizione, è tutto. La descrizione! Penso che possa rispondere Francesca. Si chiama Cracovia perché praticamente il mio violino, sì, il liutaio era polacco, praticamente. E quando scrissi questo pezzo mi venne questa melodia, non so, mi ricordava un po' quei paesi lì. Ho detto, ma forse sta nel violino questo brano, non lo so perché. io sono molto visionaria. Sì, quindi ho detto, sì, lo devo chiamare così questo pezzo, Cracovia. Poi è uscito... non proprio, vabbè, sembra, no, un po'. Va bene, comunque il punto è che è un'esplorazione comunque di sonorità che vanno verso l'est, oriente, insomma, per cui è anche vero secondo me che la musica, un certo tipo di musica sta all'interno dello strumento. Nel senso, nel momento in cui si inserisce, per questo c'è anche una ricerca degli strumenti, perché nel momento in cui si inserisce un suono, uno strumento che ha un timbro particolare, evoca già delle sensazioni. Se pensiamo al suono di un oud, cioè se, senza nemmeno sapere che è un oud e senti il suono dell'oud, penso che è automatico che pensi un attimo alla rabbia, al sole, non lo so, a certi colori anche. Così come il vibrafono, così come il violoncello, così come il violino, o come una tamburra, cioè richiama qualcosa che ha delle radici profonde. Per cui appunto penso che faccia parte del viaggio di ricerca attraverso le varie culture. Nella vostra musica quanto c'è di tradizionale e quanto c'è di innovativo? Di tradizionale io penso che ci sia la radice, appunto. La radice anche emotiva, perché poi al di là di quella che è la tradizione specifica, sono mosse poi da emotività che sono dell'uomo, diciamo. Per cui magari i klezmer che facciamo, che è musica religiosa, sì, poi alla fine tendono a comunicare un'emotività che magari la possiamo vivere anche qua, la stessa emotività con musica diversa. Per cui nasce dalla... cioè, siamo innovativi o tradizionali? Secondo me è un cane che si morde la coda, in qualche modo, perché usiamo strumenti tradizionali, ma già il fatto di usare strumenti tradizionali in un locale, no? È una cosa che è innovativa, secondo me, paradossalmente, nel senso... cioè, è un viaggio, non c'è da, secondo me, pensare, no. Ovviamente se facessi cose che io o noi, insomma, sentiamo già sentite, ripetitive, cioè non cerchiamo la gallina dalle uova d'oro come magari, che ne so, grandi gruppi, no, hanno fatto il pezzo e sono rimasti su quel mood, non credo che sia questa la nostra ricerca, no. Non puntiamo a diventare famosi con qualcosa di... No, assolutamente no, ma poi come fare a non essere tanto... facciamo musica per amore. Vedi, nessuno contraddice il diplomatico. Perché lo sanno l'altra fase, perché poi quando usciamo da qua... Ma cosa hai detto? Io mi sto leggermente preoccupando, però... Perché? Vabbè, no, va tutto bene. No, mi state pittando in male.
comunque tutto bene, no? Ci alterniamo. Altra domanda, allora. Diciamo i braccialetti quelli là elettrici che non basta, che non puoi uscire quando tipo... vedete che non rispondiamo. Ah, comunque... c'è qualcosa. Poi mi Francesco l'ha messo, però. È però a mezze mani. Disattivato. Comunque, stavo dicendo, volevo fare un'altra domanda. Un'altra curiosità che a me mi è venuta è, visto la particolarità del loro stile, della loro musica, l'impatto col pubblico, com'è stato? Ballano. Sempre bello. Vabbè, dipende dai brani che abbiamo fatto, eh. Ci sono state delle ricerche molto particolari che le persone sono rimaste un attimo stupite. Da alcuni brani. Secondo me questo dipende molto anche dal contesto. Sì, 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 sì. Però la maggior parte delle volte è veramente positivo. Hanno ballato, si sono divertiti, quindi qual è mettiamo energia positiva. In fin dei conti è musica da ballo. Sì. Quindi volendo o nolendo pubblica balla. Ballare. Quello è il nostro piacere. Perché mo se non balla, vi spiego una cosa. Mi collego a una domanda che Francesco non so se già la vuole fare ora o magari se la preserverà in seguito. Che alcune volte durante i concerti, durante le esibizioni di tutti gli artisti che sono da noi, c'è sempre stato un qualcosa che ha smosso in positivo o in negativo, che non dipendeva da loro, ma dalla presenza di un'altra persona, dal pubblico, che poteva comunque creare confusione. Eventi fortuiti che possono accadere durante i concerti. Quindi il pubblico non so se la vuoi fare tu la domanda, Giammo. Cioè, in pratica, visto che tu... Ho fatto il giro attorno. Non abbiamo capito niente! Mi piaceva il giro attorno! Perché lei non mi sei... Ma non fa niente, l'importante è che la suoni, questo è l'importante. Visto che ho fatto anche molta fatica a comprendere quello che tu volessi dire. Eppure parlo così male, cioè dico io, vai! Il nostro Nino voleva sapere... se ci sono stati degli eventi strani durante i vostri live. Certo, i nostri live diventano sempre eventi strani, però diciamo che di strani proprio non me ne ricordo, strani proprio di qua non sarebbe mai potuto accadere una cosa del genere. Meteorite, sì. Non lo so. No, meteorite. Non so, che ne so, persone salite sul palco. Nude ubriache. È capitato, no? Non con spero di no. No. A me no. No, quello che ci è capitato è che persone salissero sul palco per collaborare, insomma, per unirsi alla festa. Però vedrebbe, non gli è capitato nulla di strano. Però non nude ubriache. No, nessuno che tipo tentato di rubare lo strumento e di suonare al posto vostro, che capitano? Ah vabbè, ma questo è la nostra storia personale, penso sia capitato figurati, non lo so, io da batterista, cioè, chiunque sale sul palco ha come primo obiettivo la batteria. Quindi sì, mi è capitato diverse volte. Ubriachi che iniziano a fare strane richieste musicali, non so. Eh sì, però forse non è successo niente di strano. A offrirci da bere tantissime persone. A un certo punto arriva la gente che ci offre da bere. Questa è una cosa molto bella. Più che un evento, più fortuna, cioè un campione, sì. L'arcangelo. Più... mi dicono i nostri amici. Cioè, se ti dobbiamo raccontare eventi, appunto, singoli che ci sono capitati nella vita, penso che ti puoi mettere anche le mani nei capelli. Però a tutti assieme, meno no, soltanto no. Gente che... per fortuna. E invece il complimento più bello che avete ricevuto e la critica più severa? È dura questa, perché intanto decidere quale sia il più bello è complesso, è difficile, insomma. Però per quanto mi riguarda, il fatto che appunto il pubblico balli e sudi e si diverta, per me vale già, cioè quello mi emoziona più di un complimento, probabilmente, nel senso che il complimento è mediato sempre dal linguaggio, no? Da una forma di espressione che è filtrata, ma invece il ballo magari è molto più disinibito come complimento.
come critica che eravamo troppi su un palco, troppi microfoni, le critiche dai fonici, dai fonici, maledetti fonici, no, benedetti fonici, perché senza volte il fonico non essere così mitologico e ma è strano, molto importante avere un buon fono, guarda, incredibile a trovarlo un buon fonico, è quello il problema. Continuo sempre io, tu stai bevendo. Sto a tussi, ogni tanto io un po' d'aria. Parliamo degli onironauti, chi sono? Perché parliamo degli onironauti? Sempre il nostro diplomatico. Parliamo degli onironauti perché alla fine abbiamo scritto, ma senza scriverlo, questo spettacolo teatrale che si chiama Onironauti, perché gli onironauti sono coloro i quali cercano di essere svegli durante il sogno, un sogno lucido. Puoi controllarlo, è una pratica veramente difficile. Ma ci si allena, guarda. Sì, sì, vabbè, però lo sai fare, da io piccolo, non lo so. Se lo sai fare, da no, piccolo, da può piccolo capitare. Non riuscivo a fare. Sì, può capitare questo. Vabbè. Poi è una cosa che si perde con, sì, sì, con l'età. Con l'età. Tipo quando ti devi allenare. Può capitare che puoi incontrare, puoi avere delle paure per, e riesci a controllare quella cosa e dire non la voglio, non lo voglio questo sogno. Cambia, si motiva. Si motiva, è quello, praticamente. Sognare coscientemente, stare sognando, non vi è mai capitato? No, sì. Dato che noi abbiamo degli strumenti che un po' sognanti. Di sognare sì, ma sempre incontrollati. Forse ti sei dimenticato, perché normalmente sono cose che, cioè, quando uno è più piccolo fa. Probabilmente avrò rimosso, dici? Può darsi. Cioè, non lo diciamo a tutti che tu hai avuto un'infanzia un po' triste. Cioè, che tipo tu da piccola ascoltavi la tua cassetta, anziché non guardare la televisione. I bambini crescono bene con gli audiolibri. Sì, 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 infatti. Non è vero proprio. No, ma infatti non è vero. Però almeno tu andavi oltre, su quello. Cioè, infanzia triste. Dillo sempre te. Tutte le fiabe classiche le in audiolibri. Io non guardavo i Simpson, pure i cartoni animati. Che Perché? Come si chiama? Beh, io mi sto per licenziare. Le mille e una notte. Parliamo degli onironauti. Infatti ho aperto una parentesi che pensavo si vedesse subito, ma invece... No, tu prima hai detto rimosso, ma io penso che più che più che rimuovere è un meccanismo che si va perdendo, forse si va assopendo come meccanismo, per cui il sogno da qualcosa che puoi affrontare in maniera consapevole in qualche modo prende il sopravvento, tipo, cioè, nel senso, crescendo ci sono tante sovrastrutture, no, che i bambini non hanno e che sono liberi, cioè loro con la fantasia più degli adulti sanno di poter arrivare ovunque, gli adulti sanno, cioè invece sono si convincono bloccati, nel sono tempo bloccati, che la fantasia abbia un limite. Per cui il nostro percorso è quello di continuare a sognare e a sognare in maniera cosciente, consapevole. E appunto non addormentarci, perché poi quando dormi profondamente. Bravo, come dire, anche la fame o la rabbia sono sopite, o insomma quelle, invece riuscire a dormire, quindi continuare a sognare e però andare in una direzione, in quello che ciò che si vuole sbloccare, no, nella propria vita, cioè sbloccare o comunque entrarci in sintonia, fare della propria vita insomma un sogno consapevole, secondo me è importante per la felicità di tutti, poi alla fine, nel senso, io considero per esempio negli Scatcat abbiamo la fortuna, forse è la prima volta nella mia vita in cui tutto il gruppo siamo tutte persone che hanno la musica come obiettivo nella vita, come obiettivo e come anche tramite, cioè sia il fine che il mezzo è la musica.
per cui è un sogno per tutti quanti noi, sì, riuscire. È anche un sogno, è stato un sogno, lo continua a essere. Lo continua a essere. Però cerchiamo di farlo nella maniera più consapevole possibile, e sapendo come deve finire questo sogno, in qualche modo. Immaginandocelo, ma sapendolo è impossibile saperlo. Però immaginandolo, sì, avere un obiettivo, avere sì, no? Delle direzioni ben precise. Controllandolo, magari. Sì. Quello è il senso di ogni romanzo. Altro pezzo, che dici? Vabbè, questo per forza. Vediamo le orecchie. Sono abbastanza rosse. Patus pure. Scegli tu quale mandare, Nino. No, io lascio scegliere loro, perché non so mai, metto un pezzo che non piace a loro, si nevosisce lui con me, non lo so. Allora lo scelti loro i pezzi. Sto scherzando. Secondo me, mandiamo questo. Good Vibes. Vado? Mandalo. Chicca, io... guarda, secondo me, guarda, hai fatto la scelta migliore, perché questo è un pezzo di Raffaele che non potrà qua mai nervosirsi con te. Allora poi dopo ne parliamo di Good Vibes. Io, secondo me, questo è il momento di sentire un Ironauti, visto che ne abbiamo parlato, che anche... Attenzione! Io l'avevo detto che dovevo scegliere. Io l'avevo detto, lo stavo per indicare, però ho detto, secondo me, poi faccio... Facciamo così, secondo, ascoltiamo. Sì, me lo volevo dire prima, però anche io lo volevo dire in realtà. Però ho detto, ma vedete che poi di che pezzo che magari Francesca... Cioè, non vengo più. Ascoltiamo Oni Ironauti degli Scatagat Orchestra, noi torniamo fra poco su www.radiobaiano.it a Indifferenti. Thank you.
siamo ritornati. Siamo tornati. Faccio io Francesca adesso. Mi siedo. Allora, no. Visto che Francesca fa le domande, vi faccio vedere. Nino. E fai la domanda lo stesso. Allora, Francesca, mamma a te. Ma non l'ho pensata, perché questa domanda, mannaggia. Abbiamo ascoltato il pezzo. Sì, vabbè, abbiamo già parlato del pezzo, o meglio del concetto che c'è del pezzo. Io volevo fare un'altra domanda, me la sfrutto già ora. Dateci tre buoni motivi secondo i quali noi dobbiamo ascoltare gli Scatgat. Dov'è il mio assegno? Tocca a te, Dario. Tre buoni motivi. Il primo motivo è perché siamo qua comunque. Un po' di educazione, il primo motivo è che l'abbiamo accettato. Io ce l'ho fatto, già vi ho ascoltato, già vi ho ascoltato. Poi vabbè, perché siamo simpatici, in fin dei conti siamo simpatici, e poi perché siamo bravi. Va bene. Per me va bene. Per me è stato sincero. Sì, sì, per me è sempre bene. Conciso. Conciso, pratico, cioè dimostra tutti i pregi che gli sono stati detti. Invece detto no, perché non lo diciamo, però lo sappiamo. Visto, sono sempre puntuale. Anche se è una persona, non facciamo nome, potete dire un nome a caso, potete indicare Francesca, ma in realtà magari era un'altra Francesca, già stava dicendo che lui non era puntuale. Quindi. E che c'è zecca? E il suo difetto, Francesca. Ragazzi, io voglio ricordare che Nino non fa uso di droghe. Io lo voglio dire, no, perché io ci tengo. Al massimo il mio cosa. Cioè, chi ne usa ed è puntuale lo stesso. Cioè, un po' tutto. Io no, purtroppo no. Allora, mangio ricomponiamoci. Faccio un po' di tosse. I panini non li mangio io. L'esperienza più bella che avete vissuto insieme? Ma io penso a Stromboli sia stato un momento magico, tanto per quella che è l'isola. Ci siamo stati quest'estate a fare un concerto, ci siamo stati accolti in maniera carnale. È bella Stromboli. Sì, è una magia che è sua, insomma. C'è proprio la terra, cioè tu senti che ad esempio a Stromboli camminavo scalzo. Come tutte le sue linee, degli abitanti, non c'era luce la notte. Ma bellissima, sai, per le stradine non c'era luce, quindi c'erano poche lanterne. Una luna che era incredibile in quei giorni lì, cioè, illuminava la luna. Bello. Parlando di energie, ti dà quell'energia vulcanica proprio, delle nostre zone, perché poi noi siamo delle zone. Io sono di Ercolano, ad esempio. Quindi. Anche il nostro capo è di Ercolano. Il nostro buon Carlo. Carlo. Okay. No, non lo conosco. Quasi, noi quasi tutti siamo del Vesuviano. Anche tu alla fine, sì, anche se abiti... Sì. Secondo voi, domanda seria che faccio sempre, qual è il limite maggiore per un musicista nel suonare qui in Campania? Se c'è. Io penso, se volete rispondere. No, prego, prego. Io penso che suonare in Campania sia un gran bel vivere, nel senso abbiamo tanto per crescere, nel senso da ascoltare, no? La musica si incontra molto facilmente per strada, nella vita, almeno per me è stato così, più che in altre parti d'Italia, almeno. Poi è ovvio, magari... Cioè, tra Seattle, Londra, cioè, sarebbe stato bellissimo vivere in altri posti, però penso che la Campania sia molto fertile, Felix, dal punto di vista anche produttivo, insomma abbiamo anche una tradizione. Spada, diciamo che è molto decaduta. Vabbè, sì, certo, speriamo però che... è molto significativo quello che c'è stato e che comunque... Si ripercuote ai giorni nostri, nel senso. No, è sempre bello suonare in Campania, però è sempre più difficile poi, in fin dei conti, organizzare cose belle. Vabbè, a noi ci va abbastanza bene. Sì, a noi.
No, perché io ultimamente non so se avete letto l'articolo in cui si diceva che appunto, a differenza del passato, in cui comunque gli artisti napoletani riuscivano ad emergere dal loro territorio, oggi invece i nomi del napoletano che riescono poi a farsi conoscere anche al di fuori della Campania e dell'Italia sono pochi. Ma secondo me perché oggi per farti conoscere devi uscire fuori da Napoli. E comunque non è più forte il mercato del, cioè le, purtroppo il mercato indipendente, le etichette indipendenti che hanno prodotto, ma pure non facciamo di muro, però cioè, ma pure la stessa canzonetta ad esempio che ha prodotto gruppi napoletani importanti e che hanno avuto il loro riscontro in un'epoca che comunque era quella, diciamo, cioè, dove era, cioè, hanno avuto il loro riscontro a livello dell'underground, no? E oggigiorno non è più così, oggi invece c'è il pop, c'è un altro mercato, quello degli X Factor, queste cose che stanno, e anche tutto quello che è stato la produzione della canzone italiana, non solo a Napoli, è un po' un declino, sempre per questi motivi. Quindi cioè, io non parlo di Campania in generale, perché secondo me il mercato della Campania ha sempre avuto un suo perché. Sì, comunque, fino ad arrivare anche alla produzione dei neomelodici, però c'è un mercato, una produzione. Il problema secondo me è questo declino generale dell'Italia, della musica, della cultura in Italia che anche nella musica, quindi a favore di questi grandi prodotti usa e getta, che sono questi cantanti che escono da questi grandi, come si chiamano i X Factor, i reality talent. Bravo, non mi ricordavo. Quindi secondo me quello è il vero problema. Quindi il limite secondo te è quello? Sì, secondo me più a livello nazionale che a livello campano. Prima la Campania comunque c'aveva un grande mercato anche a livello nazionale, adesso lo ha a livello soltanto delle produzioni cioè comunque neomelodiche, il sud Italia eccetera eccetera. Quindi sì, il fatto sta che io il mercato forse non ci sono mai entrato nel mercato in qualche modo, no? Per cui mi è sempre interessato molto di più la sfera pratica, nel senso io penso che in Campania ci siano tanti palchi che non sono magari grandi palchi, però sono sempre spunto di belle personalità, cioè accolgono sempre, cioè ci sono tanti musicisti che cresciuti proprio in questo continuo. Sì, però purtroppo il punto è che per uscire da Napoli comunque, perché altrimenti rimani sempre nel calderone, capito? E questo è il limite secondo me. Speriamo di no, però. Cioè il limite, speriamo di no, nel senso. Attualmente secondo voi esiste una rete collaborativa fra i vari musicisti qui in Campania? Noi la cerchiamo di creare. Sì, noi la stiamo creando, cioè, tra di noi. Quindi cioè, ne siamo così tanti, probabilmente. Nel nostro piccolo, ognuno di noi la cerca sempre questa cosa. Ed è quello anche che ci porta poi a... Ci dà la forza, fare cose sempre penso belle. Penso che è questo il motivo per il quale Raffaele poi faccia piacere stare qui in Campania, perché comunque c'è questo movimento. Però guarda, comunque penso che è una cosa che è recente, che proprio fa autore, cioè che viene proprio dal fatto che non ce la facciamo più, comunque ci sono delle condizioni troppo precarie. E quindi se non ci si aiuta così... Ma è anche il cercare di sviluppare questa capacità. Per esempio Daniele Latorre, che non è qui oggi, che è un poco l'ispiratore fondamentale del gruppo, lavora molto su questa capacità di intessere rapporti e di crescere attraverso i rapporti, di crescere, non parlo di crescere lui, ma di crescere di sviluppare il rapporto e gli individui all'interno del rapporto. Per cui sì,
Cioè, da questo punto di vista, forse la mia risposta era dovuta al fatto che il mercato, inteso in maniera molto ampia, ai giri di soldi, personalmente lo vedo molto superfluo, perché mi interessa invece che ci sia un anche un sottobosco, anche se deve essere un sottobosco, però che sia attivo e interscambiabile, e insomma vita, una rete, come dicevi. Che non ci interessa delle reti superiori, ma non perché non è la nostra, il nostro obiettivo, ma semplicemente perché nel momento in cui ti rendi conto che per accedere a una rete superiore magari devi passare per un talent, devi scendere, dici, a compromessi. A me me ne frega, sì, di quella rete, preferisco, capito? Quindi. E invece, visto che abbiamo parlato di esperienze belle che hanno vissuto insieme, l'esperienza più brutta, se ce ne sono state? Ma sembra stromba in realtà. Il fatto tipo delle vabbè cose della, il fatto della casa, sì, non avevamo la casa, vabbè, ma quello faceva parte della insomma. Io l'ho vissuto bene anche vabbè, stavo tranquillo, però un po' stressato, raccontate. No vabbè, il problema è che siamo arrivati là e all'inizio non si era capito bene dove dovevamo dormire, perché c'erano tutti gli strumenti, le valigie, non sapevamo dove andare, due ore così fermi. Fortunatamente stavamo nell'albergo e vabbè, ma quello fu un problema che nacque dal fatto che io penso che chi sta per più di due giorni a Stromboli poi prende un ritmo che è easy, eravamo noi ad avere la notte di viaggio addosso e quindi stavamo un po' tutti stressati, però alla fine ci siamo è stato un momento di stress un attimo, non possiamo dire, ma lui è molto, io lo vedo molto caldo. Alle prove ci abbuffiamo magari di parole, perché c'è quella cosa che vedi prima, dicevi i pregi, i difetti, noi i difetti ce li diciamo tra di noi, capito? Sì, continuamente durante le prove, capito? Anche noi facciamo sempre così, anche voi, che va là, cioè, ma quando è che ci buffiamo di parole? Sempre. Pure, sì, sempre. Ah, in diretta in diretta si può. Però Francesca, non so per quale motivo oggi ho saputo che c'era un programma dove si potevano dire le parole. Le parolacce. Ma giusto perché stasera ci sei tu, ti autorizzo. Allora ne dico una, ma durante all'improvviso. Come vuoi? No, all'improvviso. Non è discorso. Il discorso se mi viene, perché sicuramente prima di morire. Piacere, mo ti ho promosso, mo muori. Prima di passare la palla a te, ho un'altra domanda che solitamente faccio sempre, perché noi qui ci teniamo molto a questo tema. Molti artisti negli ultimi anni stanno passando a questa nuova logica del copyleft rispetto al copyright. Voi che ne pensate? Io penso che sia più giusto trovare alternative al copyright, alternative di copyright alla SIAE, nel senso il copyleft sicuramente è una liberalizzazione di ciò che fai, però nel momento in cui poi alla fine ti rendi conto che ciò che fai è tutto ciò che hai, almeno penso che sia giusto trovare il modo di metterlo a frutto. Quello che non trovo giusto, cioè alla fine, almeno per quanto mi riguarda, negli anni l'idea del copyleft a me è sempre venuta in contrapposizione alla SIAE, in effetti. Ma no, perché ero contrario alla SIAE a prescindere, ma perché non penso ti metta nelle condizioni di lavorare in maniera da poter continuare, di poterci credere in quello che stai facendo. Sono dei pezzi di merda. L'ha detto. Sono anche moderato. Una parola blanda. L'ho cercata anche moderata. È stato molto moderato, molto pacato. Anche nel dire la parola. Non so che dire, sono felice. Sei felice? In questo momento è l'apice della mia felicità. Vuoi fare un'altra domanda? Se proprio devo la faccio. No, però volevo dire, visto che stiamo parlando dei sbagliati.
Attenzione, ti metto il braccialetto elettronico. È giusto cominciare anche, cioè lo devo fare anche io in maniera più accurata, voglio dire, lo voglio fare, cominciare a ragionare su forme di tutela differenti dalla SIAE, perché oggi sono possibili, sì. Sono anzi raccomandate anche dall'Unione Europea, cioè stiamo in un ambito commerciale molto più vasto. Tornando alle reti di prima, il problema con alcuni distributori di diritti come Patamu o Soundreef è che magari non hanno contratti con la rete di qui sopra, quindi la televisione, quindi le grandi produzioni, insomma, sono contratti che ha la SIAE. Per cui alla fine questa cosa di voler uscire prima, cioè uscire come, ma per come notorietà, uscire anche dall'Italia, ma va in Italia, capire, sì, la ma c'è il web che alla fine ormai, cioè, arriviamo dove vogliamo, altri canali, ognuno di noi, intendo. Io ritengo anacronistico tornare sulle stesse, però ad esempio, sui stessi canali di sempre. Ci sono tanti canali diversi anche per i diritti, no? Questo è per concludere. Meno male. Io vedo lui che vuole. Sì, scusa. Ma anche all'estero non è così, capito? All'estero funziona tutto diversamente sui diritti, sulle cose. Siamo noi qua che abbiamo questa cosa che appunto la SIAE. Questo mostro, questo demone mostruoso alle spalle. Per questo, capì? È giusto quello che dice di Raffaele, giustamente, di trovare strade nel web alternative. L'unico modo che abbiamo da qui poi. E quindi tocca, sì, a me. Quindi tocca a me. Sì. Tocca a me. La mia domanda, la tengo la domanda, non ti preoccupare, è il momento della composizione del pezzo, come viene vissuta da voi? I pezzi nascono sempre comunque da idee non di tutti insieme. Prima singolari. Prima singole idee che poi vengono modificate, vengono moltissimo allargate o ristrette, insomma vengono arrangiate dall'orchestra. E come nasce? Nasce sempre da qualcosa di diverso, sicuramente. Ognuno dice la sua, se la proviamo, se non va bene la cancelliamo, poi si può modificare da quella, da ben, tantissimo si va insieme, veramente, un lavoro più forte, più importante stare insieme che stare da solo e pensare, anche più divertente direi. Immagino. E anche gli stessi pezzi che avete sentito. Sì, li abbiamo anche modificati. Modificando anche la formazione. A proposito di formazione, prima di mandare un altro pezzo, visto che comunque avete da poco cambiato formazione, qual è stato l'apporto dei nuovi arrivati? Il nuovo arrivato in questo momento è Raimondo, appunto, con la tromba. Per cui la formazione attualmente è Dario al vibrafono, Francesca al violino, Daniele La Torre Plettri alle chitarre, Pasquale Termini al violoncello, Daniele De Santo al contrabbasso, io alla batteria, e si è aggiunto quest'altro randaggio che è Raimondo Esposito alla tromba. L'apporto è stato, intanto è successo sul palco tutto quanto, nel senso che abbiamo fatto questa serata, una serata al Frequency di Pomigliano, e abbiamo invitato lui come ospite, insomma, per cui ha suonato con noi alcuni pezzi e ci siamo accorti che il suo colore, la sua emozione era qualcosa che ci mancava. non ne abbiamo abbastanza mai, insomma. È il ponte, è il pontefice. Raimondo, sì. È importante. È una bella capo, perché poi sì, al di là di quello che è la musica, è importante tra noi anche l'equilibrio interpersonale, cioè della persona, del componente, insomma. Okay. Cioè Dario non è il vibrafono, Dario no, è Dario. È Dario, con tutto, con tutti i suoi pregi e difetti. Che fa tardi Dario, ma il vibrafono è sempre puntuale. Sta sempre lì.
prima di tornare per le battute finali di questa intervista, facciamo ascoltare un altro pezzo degli Scat Gat Orchestra, mandiamo Good Vibes e torniamo fra poco. Sta in postazione. Torniamo fra poco su www.radiobaiano.it. Siamo tornati per l'ultima parte di Indifferenti con gli Scat Gat Orchestra. E non c'è un altro sponsor da fare. Vabbè, allora, innanzitutto, prima di salutarvi, diciamo a tutti dove possono trovarvi, dove possono contattarvi, dove possono ascoltare la vostra musica e via dicendo. Dunque, vi potete riferire sicuramente a internet, su Facebook ci trovate come Scat Gat Orchestra, orchestra. Scat Gat Orchestra. E dico sempre orchestra. Pure io dico così. Sì, è entrato un po'. Infatti orchestra è più bello. Orchestra non mi roda. Orchestra, Scat Gat Orchestra. Comunque non c'è nessun accento su Facebook, però c'è la pagina ufficiale. Carla Marcon dice. Ognuno dice, ce la mette dove vuole. E da lì è più semplice accedere al nostro sito, oppure c'è il nostro canale YouTube. Sempre Scat Gat Orchestra. Puntualizziamo, orchestra. L'accento. No, non c'è. No, non c'è. Allora, ognuno è libero di scegliere tra orchestra, orchestra e orchestra. Orchestra però pure al suo fascio. Carino, alla francese.
Orchestra. Comunque, ovviamente, il nostro sito è quello dove c'è una summa del materiale, c'è anche una descrizione del progetto, di quello che è lo spettacolo Onironauti, ma anche di ciò che è lo spettacolo poi del concerto, che è diverso da Onironauti, che è un blocco a sé e che è pensato per il teatro, per un certo tipo di emozione. Però poi scendiamo anche in mezzo alla strada con quello che è il concerto, per cui ci troverete a suonare nelle situazioni più inusitate, più disparate. Prossime date. Prossime date, abbiamo delle abbiamo delle serate private e ci stiamo un attimo rimettendo d'accordo su alcune cose, proprio perché con l'ingresso di Raimondo comunque delle cose devono cambiare, e soprattutto bollono in pentola un poco di novità sì. che bene, concretizzeremo. Mi sono ricordato dell'altro sponsor che tenevamo. Non lo dire, non te lo concedo. No, lo dico perché faccio una domanda a loro, visto che voglio chiedere una cosa molto simpatica, questa è giusto per dire. Quando siete arrivati, mentre aspettavate Francesca, non so se avete notato la presenza di un camioncino all'uscita dell'autostrada. Non siamo usciti dall'autostrada. Non siamo dall'autostrada? No! Mannaggia la miseria. No, che non sto spavolando. Vabbè, non lo dico. Basta. Più. Volevo dire una cosa bella. Vabbè, però. Nino è tornato in prova. Io voglio dire. Allora, un secondo. È tornato in prova dove che aspetta metti pezzi. No. Non accetto questa. Faccio un programma da solo. Mi faccio. Che stavi dicendo? Non lo voglio dire più. Mi sento offeso. Io voglio ricordare che la puntata che avete ascoltato oggi in diretta andrà in onda di nuovo domani alle 11 in replica, sempre su www.radiobaiano.it, però già da domani mattina la trovate fissa su YouTube, sul nostro canale Radio Baiano Video, quindi potete ascoltarla a qualsiasi ora del giorno e della notte, perché rimane lì fissa, nessuno la muove da lì. Ringraziamo i ragazzi per essere stati qui, per grazie la loro disponibilità. Grazie a voi. A Radio Baiano, a Francesca, a Nino anche. Alla campanella che sta <Arrivi! ride> Noi ascoltiamo l'ultimo brano. Ci vediamo la settimana prossima. Sì. Con l'aggiunta di un personaggio misterioso. Finito. Abbiamo finito qui. No, però ci vediamo con la sigla. L'ultimo pezzo è la sigla. È la sigla l'ultimo pezzo. Io quello stavo dicendo. Lo stavo per dire, di voler anticipare in tutto questo. Voglio svegliamolo. Allora, che noi abbiamo acquistato una new entry. Marco Santoro, direttamente dai McFingers di Atripalda, si aggiungerà a questo splendido duo che diventerà un trio. Marco, però, se stai ascoltando, se Francesca è il mio capo, io sono il tuo capo, quindi dobbiamo concordare alcune cose. Auguri, Marco. voglio anche dire cosa importante, che Marco, anche se doveva cominciare oggi ma comincerà giovedì prossimo, ma lui già due settimane prima si sta preparando sul gruppo che deve venire giovedì. Vabbè, ma perché non doveva prepararsi il gruppo che doveva oggi? Perché? Però era preparato anche lui sul dino. Giovedì 19 cominceremo questa collaborazione con il gruppo di Insomnia Eventi Emergenze Indie, quindi faremo questo ciclo di interviste con tutti i gruppi che collaborano con loro, a cominciare dai Daphne, che è un gruppo che viene da Teano in provincia di Caserta. Ci sarà anche Marco, la new entry. Ringraziamo ancora i ragazzi, concludiamo con la nostra sigla, ci vediamo giovedì. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Musica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano.